Ragazzi, buongiorno. Siamo arrivati all'ultima tappa di quello che è il nostro percorso di formazione inerente il self-entrepreneurship, cioè l'autoimprenditorialità. Abbiamo visto in questi giorni un po' di argomenti che interessano sia l'imprenditore già esistente, affermato sul mercato, sia chi ovviamente intende avviare una nuova avventura imprenditoriale e quindi intende fare impresa. Nell'ambito del nostro percorso abbiamo affrontato le diverse tematiche, quelle diverse tematiche sicuramente possono essere considerate fondamentali. A partire dall'analisi del concetto di imprenditorialità e di impresa, del rapporto che c'è impresa e business, e ovviamente siamo andati di conseguenza ad analizzare anche alcuni modelli di gestione di impresa, facendo particolare attenzione alla redazione del business plan e cercando di capire in che cosa consiste il concetto di startup o di venture capital. Poi siamo andati anche ad affrontare l'argomento inerente l'internazionalizzazione delle imprese. Abbiamo visto come l'Unione Europea cerca di facilitare questo processo che è diventato ormai fondamentale e secondo la mia modesta considerazione è anche un processo irreversibile. E siamo anche andati a curiosare in un certo senso in quelle che sono le strategie adottate da alcuni organismi particolari che si occupano di assistenza alle imprese per l'internazionalizzazione, con particolare riferimento all'ICE, all'Istituto per il Commercio con l'Estero. Oggi concludiamo il nostro percorso, il nostro breve percorso, andando ad analizzare quella che è la gestione più che altro finanziaria, ecco, delle piccole e medie imprese in particolare, e ancor più nel dettaglio cominciamo a vedere ciò che è importante sapere per quanto riguarda la gestione commerciale, che è degli aspetti gestionali più importanti che interessano quella che è la gestione finanziaria nel suo insieme di un'impresa, andando a capire finalmente o a cercare di capire che cosa si intende per marketing e quali sono le cosiddette leve del marketing. Guardate, il concetto di marketing è un concetto molto flessibile perché non esiste una definizione ben precisa di marketing, né tantomeno possiamo dire che il marketing in maniera standardizzata è questo, perché ogni azienda personalizza le proprie strategie di marketing in relazione al modo in cui si pone nei confronti del mercato nel suo insieme. E per mercato sapete ormai che noi intendiamo quella che è la domanda, quello che è lo scenario competitivo e quindi quello che è l'insieme di tante realtà costituite da variabili importanti che bene o male influiscono su quello che è il ciclo di vita di un'impresa. Più nel dettaglio, oggi quindi andiamo a vedere quelli che sono appunto i cardini fondamentali che una qualsiasi impresa, un qualsiasi anche neo imprenditore deve tenere presente per poter cercare di avviare una corretta politica gestionale dal punto di vista commerciale. Allora, come potete vedere, noi abbiamo, c'è lo schermo che è un po' troppo sollevato, spero che si possa vedere lo stesso. Magari il nostro tecnico adesso sistema. Dunque, per quanto riguarda il discorso della strategia competitiva e delle politiche di marketing, dobbiamo innanzitutto cercare di capire in che cosa si articola o si può articolare quella che è la strategia competitiva. Perfetto, grazie. Quindi, come potete vedere, parlare di strategia competitiva significa, attendiamo un attimo che si stabilizza un attimo l'immagine. Forse è andata. No.
A meno che non conviene mettere qualcosa dietro. Abbiamo parlato in questi giorni tante volte, no, di strategie competitive, però alla fin fine abbiamo in un certo senso sempre rimandato ad oggi, ecco, l'individuazione delle diverse forme di, ok, grazie, di strategie. Allora, quando parliamo noi di strategia competitiva, dobbiamo o possiamo parlare di strategia nella produzione o della produzione, di strategia di marketing, di strategia finanziaria e di strategia, ok, per della ricerca e sviluppo, in merito alla ricerca e sviluppo. Quindi, vedete, parlare di strategia competitiva significa trattare queste quattro forme magari di strategia, o comunque affrontare uno di questi quattro aspetti. Ovviamente le imprese che intendono affermarsi nel proprio mercato non dovrebbero trascurare nessuna di queste analisi. Ad ogni modo, nel nostro caso particolare, oggi cerchiamo di capire che cosa si intende per strategia di marketing, perché ovviamente una ottima gestione commerciale dell'impresa dipende fondamentalmente da quello che è il motore commerciale dell'impresa, cioè il marketing. Okay? Il marketing deve rappresentare una sorta di proprio di motore, di volano per l'andamento commerciale dell'impresa, sia che essa tratti produzione, sia che si occupi di erogazione di servizi. E quindi andiamo ad analizzare quelle che sono le cosiddette quattro leve del marketing, che insieme, okay, costituiscono il marketing mix. E che sono, come potete vedere, il prodotto, la promozione, il prezzo e la distribuzione. Le famose 4P, le quattro leve del marketing. Quindi abbiamo visto che nell'analisi dei fattori aziendali, le 5M, macchine, soldi, 5M in relazione alla terminologia inglese, no? Macchine, uomini, risorse, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda il marketing abbiamo invece le 4P, che in italiano sono tre in realtà, ma 4P perché sempre in relazione alla loro traduzione inglese. Ok? Vediamo adesso di capire come agire attraverso queste quattro leve di marketing. Ovviamente tutte queste sono finalizzate a favorire l'attività di vendita. Allora, ovviamente, per poter parlare di marketing dobbiamo avere ben presente quale può essere la funzione della gestione commerciale di un'azienda. Come vedete, l'azienda ovviamente ha delle funzioni operative primarie per le quali esiste: la produzione, la vendita, la finanza. Poi ci sono anche delle importanti funzioni di supporto, gli approvvigionamenti, cioè i rifornimenti, il personale, la ricerca e sviluppo, la contabilità, che sono tutte funzioni che supportano ovviamente quelle operative primarie, senza le quali le prime non possono essere svolte. Ma poi abbiamo anche eventuali altre funzioni ausiliarie, più o meno importanti a seconda della tipologia di impresa che noi abbiamo davanti. Quindi, abbiamo i trasporti, la distribuzione, la manutenzione, la pubblicità. Vedete però che trovate alcuni di questi sottolineati. Perché? Perché comunque, sebbene rientrino in diverse tipologie di funzioni gestionali dell'azienda, comunque la loro, interrelazione determinano il marketing. Vedete? Vendita, distribuzione, pubblicità. Quindi il marketing a sua volta non può essere considerato come un insieme di funzioni svolte a livello primario o di supporto ausiliario, ma come un mix di funzioni primarie, vedete per esempio la vendita, e anche ausiliarie, quali la distribuzione, la pubblicità, ok? Pubblicità intesa proprio come promozione, come leva del marketing.
Perciò noi non dobbiamo identificare il marketing, non dobbiamo identificare, scusate, la funzione commerciale con il marketing. Sono due cose separate. Solo che l'una è, diciamo, rappresenta l'aspetto vitale dell'azienda, l'altro è il motore dell'azienda. Quindi non dobbiamo immaginare, non dobbiamo pensare, quando parliamo di marketing, alla vendita, ma è a, noi dobbiamo pensare a tutto ciò che sta dietro, che mi permette, che mi facilita la vendita. Allora, a questo punto, per poter svolgere una migliore funzione commerciale e quindi per poter ottenere ottimi risultati di vendita, occorre che ci sia una corretta gestione a livello di marketing. E per far questo l'impresa deve capire come orientarsi, l'abbiamo visto ieri se non sbaglio, ma anche nei giorni precedenti, come orientarsi all'interno del mercato di riferimento. Infatti potete vedere come l'azienda può adottare due forme diverse di orientamento, cioè non che può adottare, deve tener conto due diverse forme di orientamento, deve avere un orientamento al prodotto e un orientamento al mercato. L'orientamento al prodotto è strettamente legato alla capacità di produzione che ha l'azienda, quindi a quelle che sono le dimensioni del suo impianto, la misura o le dimensioni delle sue risorse e via dicendo. Grazie a questa capacità l'impresa produce, con la produzione tenete conto sempre del solito discorso, cioè che parliamo di produzione nel caso di produzione materiale, ma possiamo parlare di erogazione nel caso di servizi. Quindi, grazie alla sua capacità di produzione, l'azienda attua, quindi produce i suoi, diciamo, la sua offerta, la vende e quindi individua quello che è il suo bacino di utenza, la sua clientela. Ovviamente, nella valutare quello che è l'orientamento al prodotto dell'azienda, abbiamo senza dubbio spesso la possibilità di valutare un mercato facile. Quindi quando siamo fortemente orientati al prodotto è perché siamo inseriti in un mercato che è facile da interpretare, che quindi fa sì che questo orientamento, questo tipo di orientamento ci permetta di produrre facilmente o di realizzare facilmente dei prezzi che siano competitivi sul mercato. Però nel momento stesso in cui il mercato presenta una grande instabilità e ovviamente, come dice qui, un'accentuata variabilità delle sue condizioni, ovviamente l'orientamento al prodotto non è più sufficiente per gettare o per dettare, scusate, le linee guida dal punto di vista della gestione commerciale. Occorre dare importanza, in questo caso rilevante, anche all'orientamento al mercato, che in un certo senso tiene conto non della produzione ma della domanda. Quindi, mentre l'orientamento al prodotto si basa, tiene conto del ciclo relativo all'offerta, l'orientamento al mercato invece riguarda l'analisi di quello che è il ciclo relativo alla domanda, e quindi si va ad analizzare qual è il potenziale di mercato, si programma la produzione per poi passare operativamente ad essa, quindi abbiamo la fase della vendita e quindi della individuazione del target di clientela. Ad ogni modo, l'azienda deve orientarsi comunque al business, cioè alla migliore attività economica possibile che essa possa svolgere. Quindi, cosa significa orientamento al business? Significa individuare, intercettare continuamente quelli che sono i nuovi bisogni e i nuovi desideri dei consumatori, che sono i clienti dell'azienda, ma anche individuare i bisogni e i desideri dei consumatori non clienti che noi dobbiamo acquisire. Questo cosa porta? Porta ovviamente alle nuove opportunità di mercato. Quindi
Dobbiamo, in un certo senso, avere un attento sguardo su entrambi i fronti, sia verso il fronte della clientela già acquisita, sia sopra e soprattutto, se vogliamo crescere, verso quello che è il target dei consumatori non clienti, che però hanno delle esigenze o dei desideri particolari che fanno sì che io possa soddisfare loro questi bisogni in relazione a quello che io produco. Quindi occorre partire sempre verso la ricerca, anzi, vediamo un attimino che completiamo sì, il diagramma. Quindi le nuove opportunità di mercato cosa portano? Portano a migliorare la capacità di produzione e anche ad una migliore programmazione di marketing. Per cui, di conseguenza, ovviamente si instaura sempre quel processo di individuazione della clientela, di produzione e vendita per la soddisfazione dei suoi bisogni. Ok? Quindi tutto è focalizzato nell'orientamento al business, lo trovate sotto, sulla ricerca di nuove occasioni di mercato da sfruttare, che in un certo senso automaticamente portano anche alla individuazione delle esigenze dei consumatori, anche inespressi. Che cosa intendete per secondo voi? Che cosa significa consumatori individuazione di bisogni e desideri inespressi dei consumatori? Di vedersi soddisfare il proprio bisogno. Sì, diciamo che per bisogno o desiderio inespresso del consumatore, dobbiamo considerare quella esigenza che è insita nel consumatore, ma che forse probabilmente nemmeno lui si rende conto di avere. E quindi io devo essere addirittura più bravo del mio cliente a capire quali possono essere i bisogni insiti in se stesso ai quali io posso rispondere con il mio prodotto e il mio servizio. Questa è sicuramente una delle operazioni più difficili, perché la domanda nasce spontanea, no? Si dice, cioè, la domanda nasce direttamente dalla richiesta del cliente, è normale, ma la domanda la posso anche far in un certo senso, stimolare, la posso stimolare io capendo qual è l'esigenza del mio cliente e facendogli anche capire a sua volta che lui ha quell'esigenza, ha quel bisogno e che io ho la soluzione giusta. Di solito le imprese più innovative focalizzano molto l'attenzione su questo aspetto. Ovviamente dobbiamo fare attenzione anche alla creazione dei nuovi bisogni, alla ricerca di opportunità anche al di fuori di quello che è il mercato consolidato attuale. Quindi i confini del mio mercato devono essere dei confini piuttosto flessibili, anche quelli, perché io non mi devo fossilizzare su un determinato bacino, su un determinato target, ma devo sempre essere pronto ad analizzare la possibilità, verificare la possibilità di aprirmi nuovi fronti di mercato, nuove frontiere di mercato, ovviamente in relazione a che cosa? In relazione alle dimensioni che io ho. Okay? Alle risorse che io ho, perché dobbiamo sempre ottimizzare quel rapporto, okay, produzione-costi. E quindi dobbiamo essere sempre come? Efficienti o efficaci? Efficienti, ok? L'orientamento al business è basato sul concetto di marketing. Va bene? Allora, prima vi ho detto una cosa, ma leggete la slide, dice, ma come? Dice che il marketing non si può definire. Ovviamente, come in tutte le cose, si è cercato di dare dei modelli, delle definizioni. E possiamo dire che la definizione standardizzata, ma che prendetela col beneficio di inventario, perché abbiamo detto che il marketing non è altro se non una sorta di attività svolta dall'impresa in maniera del tutto personalizzata.
Per marketing comunque dobbiamo intendere quel processo attraverso il quale l'azienda comunque studia il mercato, il suo mercato, o i mercati in cui essa è inserita o che intende aggredire. Analizza quali sono le tendenze della domanda emergente da quel mercato, ma anche analizza lo scenario competitivo, i concorrenti, i competitors, e riesce a individuare l'esistenza di opportunità attraverso le quali, diciamo, ottimizzare la propria attività economica, ottenendo ovviamente risultati di fatturato. Quindi il marketing può essere considerato come un processo attraverso il quale l'azienda può anche creare la domanda di nuovi prodotti in relazione a quello che dicevamo prima, capire i bisogni e i desideri anche inespressi dei clienti. Di solito questo lo riesce a fare chi comunque diventa, chi si posiziona già come leader di mercato, perché ha individuato l'esigenza, ha offerto la relativa soluzione o soddisfazione attraverso il suo prodotto e il suo servizio, e quindi si colloca già in una posizione strategicamente molto vantaggiosa a livello competitivo rispetto agli altri, fino a quando gli altri comunque non assorbiranno il colpo e comunque adotteranno le relative misure ovviamente precauzionali per non ottenere batoste nell'ambito dello stesso mercato, e spesso anche imitando ciò che l'azienda leader di settore ha creato. Quindi, processo attraverso il quale l'impresa crea la domanda dei nuovi prodotti e colloca questi prodotti attraverso particolari canali di sbocco prescelti. Quindi, come potete vedere, sono quattro le fasi che fondamentalmente in maniera standardizzata possiamo individuare in un processo di marketing: l'analisi di mercato, la programmazione dei prodotti, la promozione della domanda e l'esecuzione della vendita. Non esiste definire un buon piano operativo di marketing se non teniamo presente queste quattro fasi fondamentali. Se noi focalizziamo l'attenzione soprattutto sull'analisi di mercato, probabilmente avremmo fatto molta ricerca, avremmo fatto sicuramente un'attenta e dettagliata analisi del quadro competitivo in cui io sono inserito, però se non propongo come fare per acquisire una posizione strategica vantaggiosa in questo mercato che ho analizzato, non ho realizzato un buon piano operativo. Ma devo anche programmare i miei prodotti, così come se io opero una buona programmazione della mia produzione futura o erogazione dei miei servizi e non tengo conto del primo, cioè dell'attuale analisi, dell'attuale situazione di mercato, perché non l'ho analizzato, sono rimasto fermo magari alla mia ultima analisi effettuata o che ho fatto effettuare da terzi di qualche anno fa, sicuramente non sarò strategicamente in gamba, ok? Stesso discorso se noi attuiamo alcune di queste fasi. Poi non vi dico se pensiamo solo ed esclusivamente alla vendita di quello che facciamo, senza accorgerci di quello che sta accadendo all'interno del mercato mio, no? Come se vendessi con gli occhi chiusi, cercassi di vendere con gli occhi chiusi. Comunque la finalità principale è quella di trovare e di sviluppare non il proprio business in sé per sé, ma il migliore equilibrio tra quelle che sono le potenzialità della mia offerta e le esigenze sia odierne che future possibili della domanda dei miei clienti. Questo significa attuare un buon piano operativo, piano strategico di marketing, attraverso diverse linee guida che poi magari, ecco lì, possiamo personalizzare in relazione alla suddivisione del nostro mercato, della nostra offerta, eccetera, eccetera. Quindi, parlare di gestione commerciale significa tenere in stretta correlazione e considerazione le funzioni di marketing e le funzioni di vendita. Ok? Quindi, abbiamo che cosa? Da analizzare il ciclo di vendita, che comunque comporta la ricerca del cliente, la contrattazione con esso,
la consegna del prodotto e la fatturazione finale. Ok? Questo è il ciclo di vendita considerato nudo e crudo. Questo ci porta poi a che cosa? Ad un regolamento finanziario, quindi ad una certa organizzazione finanziaria della mia azienda, che a sua volta richiede assistenza tecnica, e questo è il limite di molte aziende che rimangono prettamente familiari, anche se crescono di dimensioni, che a sua volta porta alla gestione anche dei rapporti con la clientela, per poi ritornare ovviamente alla ricerca del cliente. Allora, come si gestisce o si organizza una direzione commerciale a questo punto? Abbiamo parlato del marketing dal punto di vista commerciale. Quindi la direzione commerciale, diciamo, di cosa, come si deve suddividere secondo uno schema, un organigramma che, sebbene lo vedete abbastanza articolato, in realtà è uno dei più semplici questa qua. Ovviamente la direzione commerciale deve avere un settore che si occupa del marketing e un settore che si occupa della vendita, ok? Il settore che riguarda il marketing procederà all'analisi e agli studi di mercato. Poi, come abbiamo visto prima, la programmazione della nuova offerta, alla programmazione e monitoraggio della vendita e alla poi promozione, quindi pubblicità, eccetera, eccetera, e sviluppo della vendita. Vedete, tra il terzo e il quarto step potrebbero sembrare facenti parte di un unico livello, un'unica fase, in realtà sono due fasi diverse. Programmazione della vendita e controllo della vendita. Una volta che io ho il polso della situazione, cioè ho il polso della mia offerta, posso anche automaticamente impegnarmi a individuare le giuste strategie di promozione e di sviluppo della vendita di quel prodotto. Ovviamente tra l'area marketing e l'area vendita, vedete, questo vale per tutte le imprese, anche le più piccole, perché nel momento in cui io faccio solo vendita, magari posso affidarmi anche a collaborazioni esterne per le strategie di marketing. Comunque, vedete che tra l'area marketing e l'area vendita ci deve essere sempre un flusso di informazioni, perché l'uno possa migliorare l'altro. L'area vendita ovviamente deve comprendere la gestione delle vendite, la loro amministrazione e la gestione dei prodotti finiti. Ma non finisce qui, perché? Perché potete vedere come sia la gestione delle vendite che l'amministrazione delle vendite comunque richiedono sempre un'attenta assistenza tecnica e una valida rete di vendita. E dall'assistenza tecnica si organizzano i distributori cosiddetti. Questo è è uno schema di direzione commerciale di un'azienda, di una piccola media azienda, una piccola media impresa che comunque riesce a stare bene sul proprio mercato di riferimento. O nel proprio mercato di riferimento. Allora, le politiche di marketing, no? Sono strettamente, come vedete dalla slides, correlate anche alla customer satisfaction, alla analisi, alla soddisfazione meglio del cliente, e al time based competition, cioè alla competizione, ok, basata sul tempo, regolamentata, disciplinata, programmata, time based, ok, competition, programmata. Noi sappiamo che nel momento stesso in cui operiamo una nuova strategia di offerta, automaticamente dobbiamo anche essere in grado, attraverso le politiche di marketing, appunto, la riusciamo a lanciare nel miglior modo possibile, dobbiamo fare anche attenzione, dobbiamo avere cura della soddisfazione della clientela, ma anche della digestione, o meglio, della reazione dei nostri concorrenti, ok? Quella dei tempi di reazione, meglio, dei nostri competitors. Comunque, più da vicino vedete che
la soddisfazione del cliente mi porta sempre a dover valutare un alto livello di qualità del prodotto o servizio, mi porta a dover offrire un'alta qualità del prodotto o servizio e soprattutto offrire servizi e assistenza post vendita. E va da sé che in qualsiasi realtà, no? Quando voi vedete nelle aziende, anche le più piccole, nel momento stesso in cui avete la possibilità di interagire con l'azienda attraverso un call center, un servizio clienti, già vedete in maniera positiva quell'azienda rispetto a una sua concorrente che non mi offre questa opportunità. Quindi io acquisto in maniera, diciamo, un po' più tranquilla, perché so che comunque in qualsiasi momento ho un riscontro qualora ho da segnalare qualche imperfezione. Per quanto riguarda invece la time-based competition, in che cosa consiste? Consiste nel saper ridurre i tempi di introduzione e di lancio dei nuovi prodotti, individuando il time to market, cioè il tempo che occorre per l'inserimento del prodotto nel mercato e per il lancio di quel prodotto nel mercato. Ovviamente questo comporterà una riduzione dei tempi necessari per mettere a disposizione di tutti i nostri clienti quel prodotto, quel servizio, quindi il time to consumer, il tempo da dedicare al consumatore, al cliente, e quindi comporta anche la capacità di ridurre i tempi di adattamento del prodotto o del servizio alle esigenze del cliente, che possono anche essere mutate. Qui sta la flessibilità del mercato di cui parlavo prima, ok? Della nostra capacità, meglio, non flessibilità del mercato, la capacità di interpretare in maniera flessibile i confini del nostro mercato, ok? Ovviamente insieme customer satisfaction e time-based competition sono importanti nell'ambito della loro realizzazione per individuare le politiche di marketing migliori. Scusate, siamo tornati indietro. Abbiamo parlato quindi di marketing mix. Abbiamo detto che è l'insieme coerente delle quattro leve aziendali. Le quattro P che sono prodotto, prezzo, promozione e distribuzione. La P qui è per placement, posizionamento, distribuzione, collocazione meglio. Placement significa collocazione. Vedete? Alcune relazioni esistenti tra i programmi di marketing e le strategie competitive. Come potete leggere, quando noi ci poniamo, abbiamo di fronte un mercato che possiamo noi suddividere per gruppi di clienti, quindi possiamo segmentare, io come impresa o come imprenditore potrò assumere o adottare, come dice la slide, uno di questi tre atteggiamenti di marketing sempre. Potrò adottare un atteggiamento di marketing indifferenziato, differenziato o concentrato. Che significa? Nel momento in cui io opero strategie di marketing indifferenziate, mi rivolgo al mercato come se fosse omogeneo, indipendentemente dalla possibilità di segmentarlo, di dividerlo, di suddividere o di distinguere i diversi gruppi di clienti che fanno parte di quel mercato. Ovviamente, come potete vedere, un'azione di marketing di questo tipo comporterà sicuramente più rischi, ma meno costi. Più rischi perché io non sto facendo un'analisi attenta delle singole, dei singoli gruppi, dei singoli segmenti, ma li sto considerando nel suo insieme tutti i miei clienti. Però questo mi può comportare ovviamente un abbattimento dei costi, è normale, no? Perché non vado a sprecare troppe risorse su ciascun segmento, ma cerco di ottimizzare i miei costi. Se opero azioni di marketing differenziato, cosa faccio? Indirizzo ad un gran numero di segmenti, mi indirizzo verso un gran numero di segmenti formulando programmi di marketing differenti. In questo caso assumo meno rischi ma aumento i costi, esattamente l'opposto. Un'altra tipologia di azione di marketing è quella che mira a, diciamo, aggredire
soprattutto un segmento di mercato o pochi segmenti di mercato, predisponendo un unico programma di marketing, perché quei se no suddiviso in tre gruppi i miei clienti, magari focalizzo l'attenzione soprattutto su due. Perché come quota peso percentuale sono quelli che compongono il 70%, supponiamo l'80% del mio mercato. Beh, allora focalizzo la mia azione di marketing soprattutto verso questi due, senza tralasciare ovviamente le esigenze del terzo gruppo. Però in un certo senso considero il fatto che bene o male anche il terzo gruppo potrà rispondere bene a questa strategia di marketing che attuerò per i due principali. Qui ovviamente corro più rischi e abbatto i costi, un po' come nel marketing indifferenziato. Solo che l'unica differenza è che mentre nel primo non tengo conto della segmentazione, ok, ma attuo un'unica azione operativa di marketing, che poi i tre miei ipotetici gruppi di clienti, diciamo a quest'unica azione ai quali risponderanno più o meno tutti e tre i miei gruppi di clienti. Invece nel concentrato io focalizzo l'attenzione sui primi due, quelli più grossi, dal punto di vista proprio di componente, di numerabilità. Come segmentare un mercato? Come dividerlo? Più o meno ne abbiamo parlato anche nell'esempio del business plan che stavamo facendo l'altro giorno, no? Quella sezione del modello, i miei gruppi di clienti. È una delle cose più difficili riuscire a capire, a segmentare il proprio mercato, perché io so che magari sono una software house oppure un'azienda che progetta grafica 3D, ok? In un certo senso so che ci sono tante realtà che potrebbero avere bisogno di me, ok? Quindi io vado a fare, attuare una politica di marketing indifferenziato. Ovviamente non incontrerò magari la soddisfazione piena di un particolare target di clientela. Allora, in questo caso, però, nel caso appunto della grafica 3D, io devo essere anche in grado di capire verso quale direzione di mercato mi devo dirigere, anche per poter utilizzare meglio le mie risorse. Supponiamo, come dicevamo l'altro giorno, che per un certo periodo di tempo le mie commesse sono soprattutto volte sono quelle che mi vengono affidate da aziende, da mobilifici che devono presentare il loro programma. Poi automaticamente magari mi viene richiesto il prodotto da aziende automobilistiche. Ovviamente io devo anche entrarci nelle esigenze di queste aziende automobilistiche, quindi questo mi comporta ovviamente dei costi anche, no? Che il costo anche come risorsa tempo mi devo prima dedicare ad un'attenta analisi dei bisogni di questa nuova bacino di clientela, ok? Quindi come vedete diventa difficile spesso capire verso quale tipo di cliente io mi devo rivolgere o dirigere per avere i migliori risultati di produzione possibile e non sprecare le mie risorse. Per segmentare il mercato, quindi, posso seguire aspetti demografici a seconda anche della mia tipologia di attività, l'età, il sesso, l'ampiezza dei nuclei familiari. Posso anche considerare il parametro socio-economico e quindi suddividere e segmentare il mio mercato in relazione al reddito, alla professione, all'istruzione. Anche a livello di localizzazione, di ubicazione, quindi indirizzare la mia attività di produzione e di erogazione tenendo conto delle diverse regioni, comuni, zone. Parametro anche psicografico, quindi segmentare i miei clienti in relazione alle loro personalità, autonomia, innovatività o anche in relazione al prodotto stesso, cioè capire qual è il rapporto prodotto-servizio e quali sono i benefici attesi dai diversi clienti? Quindi, perché se vi ricordate, vi ho detto che ogni gruppo di clienti è costituito da individui che presentano caratteristiche omogenee e che da queste caratteristiche omogenee emergono esigenze similari, ai quali io posso rispondere con il mio prodotto o servizio.
prodotto, una delle quattro leve del marketing. Quale può essere la politica del prodotto? Come vedete, il successo di un'impresa dipende soprattutto da che cosa? Da quello che è il favore che la sua offerta commerciale riscuote nell'ambito del suo bacino, del suo target di riferimento. Cioè, dipende da come viene accettato il mio prodotto o il mio servizio. E questo dipende da alcuni fattori, ossia dall'ampiezza della mia offerta, cioè dal fatto che la mia gamma di vendita sia più o meno grande a livello proprio di estensione, ma può dipendere anche dalla differenziazione dei vari assortimenti, cioè dalla distinzione interna alla gamma ma esterna rispetto alla concorrenza. Pensate alle aziende di abbigliamento, no? Anche all'innovatività del mio prodotto, l'abbiamo visto nei giorni prima, cioè a quello che è il tasso di rinnovamento e di ricambio dei prodotti che io pongo in vendita. Va bene? In ogni caso, queste sono i quattro paletti da tenere presente nella politica del prodotto. La diversificazione, cioè riuscire a servire quanti più ovviamente settori possibili in relazione alle mie potenzialità, la differenziazione, cioè riuscire ad avere quella tale capacità di concentrarsi al meglio su uno o più segmenti, l'ampiezza inteso in senso orizzontale come diverse linee di prodotto, ma anche in senso verticale diversi modelli per ogni linea di prodotto. Quindi io vendo scarpe, cioè diversi tipi di scarpe, per ognuno di questo tipo di scarpe ho diversi modelli, le sneakers, il sandalo, il mocassino per gli uomini, però ho diversi modelli. Scusatemi se faccio esempi così spesso banali, però in questo riusciamo a capire la complessità delle aziende anche molto più consistenti, no? Cosa significa analizzare la profondità degli assortimenti? Significa capire il fatto che l'assortimento dei prodotti o dei servizi che io erogo dipenderà da tre aspetti fondamentali, che sono le caratteristiche che ha in sé il prodotto stesso. Questo è il classico esempio degli abiti, come vedete, confezionati, delle calzature, come dicevo prima, che vanno adattati alle varie taglie del consumatore. Altro aspetto fondamentale è quello della segmentazione della domanda, che mi permette quindi di ben posizionare l'offerta di prodotto in relazione ai diversi gruppi di consumatori che dobbiamo soddisfare. E poi ancora l'invecchiamento o la obsolescenza dei modelli e la capacità anche differente di contribuire alla produzione del reddito d'impresa. Quindi se io ho dei modelli, produco un modello di prodotto piuttosto superato, probabilmente non riuscirò a determinare un alto livello di reddito d'impresa, perché ho un mercato altamente competitivo dove il mio prodotto o servizio attecchisce poco. E lì sta la mia capacità, attraverso anche un nuovo piano operativo e un nuovo business plan, anche di variare il mio prodotto. Ok? Quindi questo per quanto riguarda, abbiamo visto l'aspetto proprio strettamente collegato alla gestione commerciale e alla pianificazione marketing. Adesso vediamo più da vicino, rapidamente, alcuni strumenti di analisi del marketing strategico. Vedremo alcuni grafici che sono molto semplici, ma che ci permettono anche di capire come lo posso fare io un grafico di questo tipo, per capire che tipo di, diciamo, di analisi devo fare nell'ambito del mio settore competitivo in cui opero. Allora, innanzitutto il primo grafico importante è quello del posizionamento della marca. Vedete, abbiamo due assi.
quello del prezzo e quello della qualità, che va dall'alto verso il basso, dall'inferiore al superiore per la qualità. Allora, il posizionamento, quando io parlo di posizionamento strategico competitivo o vantaggioso, significa riuscire a collocarmi in questo, diciamo, diagramma, ok? Se io ho, per esempio, c'è un prodotto che è di marca, della marca A, che ha una qualità, una buona qualità, quindi si colloca nel quadrante destro, e ha anche un prezzo di un certo spessore, diciamo. E quindi fa sì che quella marca si collochi in quel quadrante destro. La marca B, vedete, offre quel prodotto, qui stiamo parlando di prodotto simile, ok? Può offrire quel prodotto a una qualità inferiore con un prezzo sicuramente medio-alto. Vedete dove si è collocato il quadrato, il quadratino? La marca C invece decide di aggredire il proprio mercato offrendo un prodotto, lo stesso tipo di prodotto con un prezzo basso e una qualità inferiore, perché probabilmente ha individuato la possibilità di soddisfare gran parte della domanda. Perché, o meglio, ha capito che una parte della domanda di quel mercato richiede questo. Invece, diciamo, l'azienda D si colloca nella vendita del prodotto a un livello di qualità superiore con un prezzo medio-basso. Ok? Allora, qual è la considerazione che vi viene di fare vedendo un grafico di questo tipo? Qual è la migliore situazione secondo voi possibile? Tenete i quadranti primo, secondo, terzo e quarto in senso orario. Allora, la marca D che si posiziona nel terzo quadrante. Perché? A più consumatori, un target più ampio. Perché dite che quello è il miglior posizionamento per quel tipo di prodotto? In base a che cosa lo state dicendo? Se non sapete qual è il prodotto. Ma Gabriel, bisogna sempre tenere presente di che prodotto stiamo parlando. Forse il prodotto più che ha il prezzo più alto è quello più conosciuto. Non sempre. Allora, il miglior posizionamento strategico competitivo non necessariamente lo identifichiamo in questa maniera, perché tutti se no si collocherebbero nel secondo quadrante o nel terzo quadrante, ok? Dipende dal prodotto che stiamo parlando, di cui stiamo parlando. Allora, considerate un prodotto. Dite un prodotto qualsiasi. Dai, uno che va forte, gli smartphone. Va bene? Tablet e smartphone. Anzi, sono già due mercati diversi. Smartphone. Secondo voi, qual è il posizionamento strategico competitivo migliore per un'azienda che produce e vende smartphone? Ho detto produce e vende, attenzione, già c'è una differenza. Una cosa è produrre lo smartphone, una cosa è vendere, perché l'azienda di vendita è l'azienda puramente commerciale. Allora, facciamo una cosa, Ma chi lo fa produrre? Poi per un'azienda di vendita, cioè negozio di telefonia. Ok? Io devo aprire un negozio di telefonia. Nel mercato locale, perché ovviamente siccome ce ne sono tanti, non è che posso aspirare ad aprire un negozio di telefonia che possa interessare da un punto di vista strategico di promozione, di marketing, la regione. Ce ne sono migliaia nella regione Puglia. E diciamo, guardo nella mia piccola area di riferimento, il comune. Nemmeno il comune. Allora, secondo voi, se voi doveste aprire un negozio di telefonia, secondo voi quale sarebbe il miglior posizionamento? Attenzione, non mi dite fesserie. Sto parlando di smartphone.
Vi ricordate i comportamenti dei consumatori che abbiamo visto l'altro giorno? Ok? Quelli, come diciamo, come rispondono al mercato? No? Gli innovators? Eh? Perché siete giovani, perché siete ragazzi, probabilmente perché siete i primi a seguire le tendenze, ma considerate il fatto che la grande fetta di mercato commerciale degli smartphone non è quello che praticamente state dicendo voi, eh. Sì, vabbè, questo è normale, questo no, dipende ovviamente anche dalla mia bravura nel vendere, però diciamo che io sono un acquirente navigato, sia che sia giovane, sia che sia, cioè io ho le mie convinzioni e tu venditore non mi convinci. Quindi io vengo e acquisto il tuo smartphone. E io come venditore, quindi come imprenditore, devo tener presente del mercato locale, più o meno come risponde. E quindi la B, prezzo alto, qualità inferiore. Qualità alta e prezzo basso. Secondo me è quello. Secondo me è quello, perché non dovete prendere. Ecco, se noi avessimo allora, se noi dovessimo segmentare il mercato di riferimento, supponiamo vendita di cellulari, di smartphone. Devo segmentare il mio mercato. Quali saranno i miei gruppi di clienti? Come li suddivido? Bravo. Quindi attraverso quello che è l'età. E quindi dirò, c'ho un bacino, un gruppo di clienti età 14, no? Scendi. 12, mia figlia, cioè, che rompe le scatole, vabbè, però diciamo che loro sanno che un genitore non è che va a investire, ci sono quelli che ovviamente spendono barche di soldi per prendere il telefono a 800 euro, però sono delle piccole situazioni. Diciamo 14 anni, va? Ok? Età di scuole superiori. Dai 14 ai... Eh? Ci sono malati anche di 60 anni e 70 anni, eh? Attenzione, hai voglia che li trovi. Vabbè, sì, a questo, sotto questo punto di vista sì. Però attenzione, possiamo anche individuare un gruppo di clienti su questo che sta dicendo Giacomo. Ma io infatti sto facendo. Riteniamo acquisita la fotografia del mercato attuale, suddividiamolo. Ok, ecco questo, posizioniamoci. Per posizionarci dobbiamo prima segmentarlo il mercato, ok? Per capire verso quale direzione io mi devo muovere. Allora, il primo gruppo età 14-30? 14-35. Ok. Allora, per quel gruppo di clienti, io dove mi dovrei posizionare? Io mi posizionerei sulla A se dovessi finalizzare le mie azioni strategiche solo per quel gruppo, perché seguono la moda. E le aziende produttrici lo sanno bene questo. E quindi ovviamente si collocano, no? Ok? Anzi, se vogliamo fare proprio un altro, stiamo esagerando con i gruppi, ma lo faccio perché per poter capire come funziona. Come vedete, è semplice operare con questi strumenti, non è molto difficile. Basta soltanto un po' di capacità di analisi, no? Ecco. Poi, se io devo intraprendere, ovviamente io avrò la più alta curiosità per capire come mi devo muovere. Non è che sono sprovveduto, a meno che sono figlio di papà, mi hanno dato i soldi, apriti qualche attività. Scegli tu, beh, a me piacciono i telefonini. Ok, ma oggi come oggi, in questi periodi, questo.
ormai non lo ritroviamo più nelle nostre realtà locali. Dunque, dicevo, quindi io mi collocherei nella sezione A. Allora, seconda fascia, anzi, se io dovessi fare una prima fascia, no? Gli under 16, ecco, facciamo dai 12 ai 16 anni. Dove mi colloco? La B? Io da genitore ti dico no. Io da genitore ti dico no. Io direi la T. Dato che non ha un valore importante, perché la C. È piccolo il bambino, perché il ragazzo. La C. Sì. Ma la C può essere moda. No, 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 è la D. Ma il ragazzino di 12 anni, basta che tiene il cellulare, e però per 3-4 anni lo imbroglio in questo modo. Ok? Ok? Lo accontento. La C, la C, no? Lo accontento. Me basta che non rompi più le scatole, ok? No, no. Infatti, perché partiamo dal presupposto che fino a 10 anni vanno con il giocattolo o con il telefono del genitore riciclato che a sua volta è passato a un livello migliore, ok? Quindi basta che sia nuovo, che il bambino sia portato al negozio, ok? Dal genitore, ti compro questo telefono. Ah, bello, cioè, interagisce, touch screen, ok, va bene. Quindi C. Non esisteva. Dovremmo mettere anche una soglia di livello di costo. Cioè, fino a che punto è un C, fino a che punto è. Beh, normale. Noi, come vedete, abbiamo un asse delle ascisse e un asse delle ordinate, il loro incrocio è punto zero, quindi qualunque sia il livello di costo, noi ci muoviamo in questi quattro quadranti. Approssimativamente il grafico è approssimativo, però è normale che nel momento in cui lo applichiamo in un determinato settore, la vendita degli smartphone, diamo dei valori di prezzo da 0 a 800. Ok? La qualità da... Esatto, la classica per esempio, no? Ok? Bene, allora, il primo gruppo lo abbiamo sistemato, il secondo gruppo, che siete voi, diciamo, l'abbiamo sistemato, il terzo gruppo, in cui ci sto io, dai 35... No, 50, dai. No, dai 35 ai... Sì, pure 60, perché comunque c'è gente. No, dai 35 ai 50, 50 ai 60, va, diciamo così. Dove lo collochereste? Attenzione, è un gruppo molto complesso questo. Di chi lavora, chi ha potere economico. Vedete le varianti? Ok, però non tenete conto dei casi singoli. La massa di quel gruppo, che tendenza ha? Come chi c'ha il tablet che fa il pollo con le patate, ma non è la stessa cosa. No, quello si segue le tendenze. Là siamo nell'A, là siamo nell'A. Là siamo nell'A. Allora, dicevo, quindi da 35 ai 50 anni, ai 60. Quindi abbiamo caratteristiche ben precise, cioè è un bacino di clientela molto ampio. Autonomia economica, tipologia di professioni e tanti altri fattori. Dove lo collochereste? 35-50, riduciamolo. Io dico B, forse la A. Allora. Perché la B, cioè, la B non mi vorrebbe nessuno. Cioè, la B nessuno? Nessuno? Quanti comprano gli smartphone dalla Cina? Lui è B. Ma il costo è meno alto, non vorrebbe vendere una B. Scusami, no, lui non è B, hai ragione, mi stavo sbagliando io, avevo invertito, mi stavo trovando nella D in questo caso, attenzione, Giacomo è D. Ok? Poi dopo che l'ha sperimentato e l'ha provato, dopo un anno passa là, perché dice... quelli sono, cioè, che si esauriscono da soli, quegli smartphone, cominciano a perdere colpi, soprattutto quando dici assistenza, assistenza. No, dov'è?
batteria, cambio la batteria e vado a trovare una batteria come quella, no? Ok. Però intanto la qualità è buona, cioè risponde alle esigenze. Sì, sì, ma ogni gruppo di clienti, guardate, io segmento il mio mercato, cioè non è possibile dire tu lì, tu lì, tu lì, perché per standard, ok? Ogni gruppo a sua volta potrebbe a sua volta suddividersi in sottogruppi, no? Sì. Va bene? E magari una buona strategia di segmentazione fatta, voglio dire, da un'azienda grossa, lo opera anche questa questa suddivisione. Però noi stiamo parlando del nostro piccolo negozio di telefonia mobile, va bene? Allora, a me dove mi collocate? Non sbagliate? Nella A? Nella A? Mi ritenete proprio all'altezza? Allora staremmo insieme come fascia di età. Nella D. Nella D, nella D. Perché? Perché sì, io posso anche essere appassionato, voglio seguire le tendenze, ok? Come in tutti i gruppi, anche gli ottantenni sono così, eh? Cioè io ho mia suocera che quando vede che questo cellulare, questo tablet, cioè, e si aggiorna, no? Però, spero che non mi stia vedendo in questo momento, però diciamo che mi colloco nella D perché cerco di ottenere, magari non rivolgendomi alla Cina, o magari anche rivolgendomi, cerco di ottenere il miglior livello di qualità al prezzo più non accessibile, perché io magari posso accedere anche a prezzi alti, però al miglior rapporto qualità-prezzo, ok? Magari con un occhio, allora se sono uno con un occhio attento anche alle mode, mi avvicinerò allo zero, ok? Al punto zero. Se sono poco attento alle mode, sarò in un posizionamento proprio centrale del terzo quadrante. Ok, 60-80 anni, dove lo collocate? Nella C. Eh sì, lo collochiamo dove collochiamo i bambini. Però attenzione, parecchi sono sgamati dai 60 agli 80 anni, non pensate di starli a prendere troppo in giro. Se venderete i cellulari e vi viene il settantenne, rischiate di fare una figuraccia se gli state proponendo un prodotto, potrebbe offendersi, dice. Con i nipoti, chiamo io, vieni qua e facciamo il selfie, dice il mio nonno. Ok, va bene? Vedete? È anche divertente fare un discorso di questo tipo. E per ogni tipologia di prodotto, possiamo procedere così, per ogni tipologia, individuare in quale settore di mercato mi devo inserire. Io adesso, ovviamente, ho parlato di smartphone, ma possiamo parlare di nel settore immobiliare, di vendite di case, possiamo parlare di tablet, possiamo parlare di erogazione di servizi grafica 3D. Prendiamo questo esempio. Io apro una mia piccola attività di grafica 3D. Ovviamente c'è tutto alle spalle, un'analisi, a chi mi devo rivolgere, piripì, piripà, così, colà. Siccome sto alle prime armi, la mia area geografica di riferimento è locale, non dico comune, ma dico comune provincia, va? Quindi le mie azioni promozionali di offerta, di conoscenza della mia offerta, mi porteranno a degli sforzi che io sosterrò all'interno della mia provincia per farmi conoscere. Allora, dove mi dovrei collocare secondo voi? Secondo me la B. La nostra realtà. La? La B. B. Può essere, perché parecchi non ne capiscono niente. La B dicevi? La B no, la B il prezzo è alto, la qualità è inferiore. Se io mi colloco nella B, probabilmente ritengo che il gruppo di clienti non è che ne capisca tanto. E quindi posso, tra virgolette, specularci un po' su. Cosa che spesso accade nel settore dell'ICT, eh? Ok? Io mi collocherei invece dove? Qui. Nella D, sì.
guardate, se io mi colloco nella B, posso andarmi a collocare pure nello C, secondo il discorso che stavamo facendo adesso. Sì, mi collocherò nella D. Mi collocherò nella D. Però tenete conto, ecco, come ad esempio il settore della grafica 3D, io mi colloco tranquillamente nel terzo quadrante. Dimmi. Comunque, dato, diciamo, dove faccio tutti i ragionamenti, no? Certo, certo, questo è un discorso. Una volta cominci così, poi una volta che sei realizzato dei costi, cominci magari a far pagare di più per poi per riavere un guadagno. Perché comunque sei certo, diciamo, certo. No, come... Bravo. Allora, cosa stai attuando? In questo caso, nel tempo? Dai, dai, si accettano anche fesserie, dai, vai tranquillo. Allora, ripeti quello che mi hai detto. Allora, io posso? Hai detto una cosa corretta, giusto? Io posso? Cioè, i miei clienti, diciamo, giustamente offrire maggiore qualità alle persone, però far pagare i costi inferiori. Bene, sto adottando quale? Sto adottando una strategia di marketing. Su quale leva mi sto concentrando nella mia strategia di marketing? Allora, adesso offro qualità di un certo tipo a un prezzo basso, poi dopo che farai? Di. Quindi, qual è la leva? Il prezzo. Quattro sono le concetti. Una politica di prezzo. Basta, non ci andiamo troppo, voglio dire, ok? Poi dobbiamo anche essere abbastanza dinamici, no? Attua una politica di prezzo. Servizio ottimale, prezzo basso. Magari io all'inizio esco in pareggio, o ci guadagno poco, mi affermo sul mercato, ok? Comunque miglioro la mia offerta e comunque in rapporto incremento il prezzo. Ok, e di conseguenza attua una politica di prezzo nel primo caso e nel secondo caso. Bene, un altro esempio di allora, questo per quanto riguarda la politica di prezzo, va bene. Ditemi un'altra leva che vi piace del marketing. Dai, tiratevi la zappa da soli sui piedi, forza, abbiate coraggio. Abbiamo detto quali sono le... Certo. A livello proprio lavorativo. Certo. Però possiamo pagare di più. Certo, come no? Dopo un po' di tempo ripassiamo nella